Apriamo con la cronaca, in particolare con il frontale tra due auto avvenuto ieri sera intorno alle ore 21 lungo la strada nazionale Flaminia a Carrara di Fano. A scontrarsi sono state una Golf condotta da una ventenne di origine straniera ma residente a Colle Metauro, una Mercedes guidata da una donna di 62 anni residente a Lucrezia di Cartoceto. I vigili del fuoco intervenuti con due autobotti hanno provveduto ad estrarre i conducenti delle vetture per poi affidarli alle cure del 118. I sanitari hanno predisposto per il giovane il trasporto in eliambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette di Ancona. La donna invece è stata portata nello stesso nosocomio a bordo di un'ambulanza. Sono entrambi in prognosi riservata. Sul posto anche la Polizia Stradale di Cagli per i rilievi di legge. L'area interessata è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso.